Alessandro Battani, sono il presidente del Tennis Tavolo Villadoro che organizza questo torneo per la 22esima edizione, il torneo più antico d'Italia in questa cornice sempre prestigiosa del Pala Panini. Purtroppo sarà, come ho annunciato stamattina prima dell'inizio delle gare, l'ultima edizione che organizzeremo per un semplice discorso, perché la partecipazione rispetto alle aspettative è rilevante. Tenendo presente che solo della regione Emilia-Romagna potevano partecipare 130 persone, sono venuti in 17, prendiamo atto che evidentemente questa cornice, questo impianto e questa anche tradizione, queste condizioni tecniche di gioco evidentemente non attraggono più di tanto, e quindi ne prendiamo atto e finiamo con questa 22esima edizione l'organizzazione di questo torneo. Aggiungo anche che quest'anno sono anche cambiate un po' le regole organizzative, tutto il settore arbitri a totale carico della società, la federazione così ha deciso, ci mancherebbe altro, è una scelta organizzativa, ma di sicuro la partecipazione insoddisfacente, anzi totalmente insoddisfacente di questa edizione rispetto alle altre, anche da un punto di vista economico, ci fa fare questa considerazione amara che non è più il caso di organizzare al Pala Panini un evento di questo tipo, perché evidentemente il tennis tavolo a livello di quarta categoria e più in senso generale non merita questa cornice, questo impianto. Per quello che riguarda l'attività del tennis tavolo Villadoro, la prima squadra in A2 per un punto non è riuscita a qualificarsi per la Coppa Italia con le squadre di A1, però è seconda in campionato. Speriamo alla fine di riuscire a spuntare un risultato importante, non dico il primato in classifica che ci proietterebbe in A1, però con il solito problema della reperibilità degli sponsor che ci possono consentire, nel caso, di fare un campionato di questo tipo. Le altre 8 squadre dalla B1 fino alle serie regionali con i ragazzi più giovani, in A2 gioca Matteo Gualdi, che è uno dei primi juniores in Italia ed è uno dei più importanti giocatori nei primi 30 delle classifiche italiane, e Matteo Pecchi, che negli allievi è una figura emergente, il prossimo anno sarà uno dei primi 4-5 delle classifiche nazionali. L'attività giovanile per noi è prioritaria, rimane sempre per noi un po' l'amarezza di vedere Paolo Bisi che deve giocare a Roma, qualcun altro fuori dalla nostra società dove sono nati e cresciuti pongisticamente, ma le esigenze economiche fino ad ora non ci hanno mai consentito di partecipare alla 1 con una squadra anche di tutti i modenesi, e non saremmo in tanti in Italia che si potrebbero permettere di giocare con i propri atleti in A1, ma il problema economico è sempre molto rilevante. Vedremo alla fine di questa stagione con la squadra dei due che cosa faremo, e poi affronteremo per l'ennesima volta, speriamo, vincendo la 2, di affrontare la 1. Abbiamo già rinunciato 4 volte in 10 anni a fare la 1 per questioni economiche, speriamo che anche quest'anno non si ripetano, ma vedremo. Si rivolge alla segreteria per le iscrizioni della Polisportiva, che organizza i corsi di avviamento con i due tecnici Catalina e Cristina Triboi, che seguono i bambini e i ragazzini dalle 5 alle 7 tutti i giorni in palestra. Poi per il livello superiore, quest'anno con Ivan Malagoli, che si è trasferito per motivi di lavoro a Malta, segue il settore agonistico Marco Sinigaglia, che è anche giocatore, che è uno dei nostri migliori giocatori cresciuti in società negli ultimi 20 anni, e nell'impianto alla Villa d'Oro dedicato al tennis tavolo a tempo pieno. Il tennis tavolo a Modena con noi e anche con altri è una tradizione molto lunga. Abbiamo sempre avuto uno dei settori giovanili piuttosto importanti, non dico uno dei più importanti, sarebbe presunzione, del panorama pongistico italiano. Abbiamo un impianto dove ospitiamo 12 tavoli per l'allenamento, che è uno dei pochi in Italia che hanno una sede stabile e fissa, cioè i tavoli non devono essere montati e smontati. È in mezzo a una polisportiva, al centro di una polisportiva dove si svolgono tante altre attività sportive. Devo dire che abbiamo sempre avuto riscontro di partecipazione dei bambini, meno delle bambine, ma le bambine a Modena sono più portate forse alla pallavolo che ad altri sport, il tennis tavolo in particolare, ma siamo sempre riusciti a dare seguito alla nostra attività con i giocatori prodotti dal nostro vivaio.